questa mattina si inaugura, si taglia il nastro alla settima edizione di Planta, un evento straordinario che vede coinvolto istituzioni, città, università, un evento con tantissime novità. Noi in questo crediamo molto, così come crediamo nella collaborazione istituzionale, e quindi a nome di, ovviamente non di chi ha organizzato, ma della città, benvenuti a tutti, perché chi sceglie la natura vuol dire che già ha fatto una scelta importante nella vita. Siamo in compagnia del direttore dell'Orto Botanico, un ruolo importantissimo, in modo particolare questa mattina, dove abbiamo tagliato finalmente il nastro alla settima edizione di Planta. All'interno ci stanno tantissime novità rispetto alle edizioni principali precedenti, chiedo scusa, e anche soprattutto molta attenzione al fitness e al benessere. Apriamo oggi Planta, il giardino e non solo, una mostra mercato di rarità botaniche, di essenze vegetali, di prodotti dell'artigianato che ruotano intorno ai vegetali, che ospita il meglio, posso dirlo senza tema di essere smentito, del florovivaismo italiano. È la settima edizione, è stata inaugurata adesso, 3 maggio, e durerà fino a questa sera alle 8 e poi domani 4 e dopodomani 5, dalle 9 alle 20. È la settima edizione, quindi siamo riusciti piano piano a raffinare il meccanismo, a togliere delle cose che magari ci hanno generato complicazioni, aggiungerne altre per vedere se possiamo adottarle. Nella fattispecie quest'anno intorno alla mostra, che io sono solito dire è un pretesto, diciamo così, hanno luogo tutta una serie di eventi di cui ricordo soltanto i principali: 2 concerti ogni giorno, uno sta per cominciare a mezzogiorno di oggi, quindi un totale di 6 concerti, 2 mostre fotografiche di argomento naturalistico, entrambe splendide, una serie di workshop e di altre attività sul tipo di giardinaggio. Quest'anno per la prima volta ospitiamo un workshop di composizione floreale, e poi ancora esposizioni naturalistiche, o finanche dei miei studenti che hanno uno stand e che raccontano la flora dei dintorni e come sono fatti i boschi dei dintorni. E poi abbiamo tutta una serie di attività di meditazione orientale, sia sotto forma di un seminario che sta per partire, sia sotto forma di attività pratiche. Potrebbe sembrare insolito che un'attività del genere si associ a un ateneo. Federico II è un grande ateneo, uno dei più grandi d'Italia e uno dei più antichi d'Italia. Eppure, diciamo così, ciò che alcuni anni fa sembrava strano oggi sta diventando sempre più normale, poiché l'università si è data, stimolata dalla società, un terzo compito. Ricordiamo soltanto per chi mi ascolta quali sono i 2 compiti principali: sono l'attività di ricerca scientifica e l'attività di didattica universitaria. A queste 2 missioni principali l'università ha aggiunto una terza missione, che per l'appunto noi chiamiamo in gergo terza missione, cioè l'attività di esposizione verso il territorio, l'attività di interazione col sociale, cercando di catturarne le necessità o peraltro le proposte, e cercando di inverarle leggendole attraverso la lente culturale, che è necessariamente una prerogativa nel bene e finanche nel male dell'università. Quindi all'interno di questa attività di terza missione si inserisce sia Planta sia tutte le attività collaterali che l'Orto Botanico svolge, come piccoli convegni, altre mostre, esposizioni di varia natura o eventi spot, che sono piuttosto fitti, e invito per questi eventi a guardare il sito dell'Orto Botanico, www.ortobotanico.unina.it. Planta è giunta alla 7ª edizione, quest'anno abbiamo rinnovato un po' la vetrina degli espositori, offrendo una varietà sul florovivaismo ancora più ricca rispetto alle edizioni passate. Non mancano le sezioni dedicate al benessere, infatti abbiamo una speciale sezione Star Bene a Planta, un'attività di palestra all'aria aperta con il Tai Chi Quan, una sessione domani sarà inaugurata con lo yoga della risata, quindi un'attività che ci coinvolgerà un po' tutti per questo nuovo, diciamo, modo di interpretare lo yoga, e concerti nel cortile del castello si terranno nelle 3 giornate a partire da oggi con Ortopiano Festival. Grazie dottoressa. Grazie a lei.